chiamo Patrizia Sacconi, sono l'assessore allo sport del Comune della Spezia. Chiedo alle donne sostenibili, perché sono il primo assessore donna nel nostro comune, nella sua allo sport. Non era scontata, non era semplice, però diciamo che forse per questa peculiarità abbiamo voluto creare un contatto davvero diretto con le società sportive. Ed oggi sono davvero contenta di essere qui con voi, perché una delle attività è stato uno dei progetti che ci ha consentito di vincere il titolo Città Europea dello Sport consisteva in una cosa semplice semplice: un volantino, un opuscolo che è stato distribuito nelle classi a partire dalle scuole elementari fino al polo universitario con il titolo Un mese di sport gratis. Bene, siamo partiti da 6 società sportive, l'anno scorso erano 57 società sportive che hanno aderito a questo progetto e questi Deplian anche quest'anno, a fine maggio, saranno distribuiti nelle scuole ai vostri insegnanti, alle vostre insegnanti di educazione fisica, i quali e le quali ve li distribuiranno e vi consentiranno di provare varie discipline in maniera assolutamente gratuita. Bene, a parte questa prefazione vorrei dirvi che oggi abbiamo un parterre alla gestione. Sapete che l'Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento Europeo, in collaborazione con il Comune della Spezia, Pisa e Ravenna e Europe Light della Spezia, Pisa e Forlì, hanno organizzato un concorso destinato alle scuole di queste 3 città. Il concorso era basato sulla realizzazione di brevi video, circa 3 minuti, sul tema Io, l'Europa e lo sport, ovvero hashtag Yes. Ma prima di andare avanti, io non sono abituata a presentare perché nella vita faccio altro e ho chiamato un'amica a darmi una mano perché insomma, ce ne vediamo un po' di pedalare. E non è un'amica qualsiasi, ovviamente ho pescato in alto, sono andata in alto, ho trovato un po' di tempo, Samantha Bardelli, direttrice del progetto Donna Atleta, nominata dalla Federazione Internazionale di Jiu-Jitsu, l'unica federazione di Jiu-Jitsu al mondo riconosciuta dallo sport attuale dal CIO, nonché membro della commissione donna a livello mondiale, Samantha Bardelli. Grazie a tutti, vi faccio i miei complimenti per essere qua, ringrazio l'assessore Patrizia Sacconi che è sempre presente nel nostro territorio e aiuta sempre le nostre società sportive. E grazie a lei siamo riusciti ad ottenere la nomina di Città Europea dello Sport, che è un importante riconoscimento a livello europeo. Grazie Samantha, dopo voi. Allora, passiamo subito a descrivervi la giuria. Io dico la giuria così sapete con chi prenderla, eh? Cioè, qua vi do anche l'indirizzo, il numero di telefono, potete arrivare qui sotto casa. Quindi, per il prossimo video, mentre lo annunci, faccio dei ringraziamenti a voi. Vi chiedo di fare un applauso a Isa Raffellini del Dipartimento Sport e Comune della Spezia, a Filippo Canello di Europe Light della provincia e a Alessandro De Molini, presidente della Tiva Sport Unity, che insieme insomma, ci hanno aiutato a realizzare questa giornata. Numero 2. Lo sport e l'Europa. Consegniamo.
classe. Chi è che dormiva? Vieni un po', vieni. Tu dormivi però, non so che parola. Ma dormi sempre in classe così? Qualche volta ne approfitto per dormire. Ma sogni sempre quello, mi sa che sogni anche altro, vero? Sogno altro. Però il testimonial sei tu oggi. Allora, che scuola? Liceo Mazzini, classe 4B. Spiego tutto. Allora, innanzitutto dobbiamo ringraziare la professoressa Masi che ci ha fatto la proposta di realizzare questo video e dobbiamo ringraziare anche l'organizzazione che ci ha dato la possibilità di, diciamo, di intraprendere questa avventura, perché comunque è stato divertente anche la realizzazione e noi siamo fieri di quello che abbiamo fatto, nonostante sia stato complicato comunque mettere d'accordo più teste, perché non è sempre facile, perché comunque l'organizzazione è stata complicata. Sì, la mitologia. E niente, quindi siamo contenti di essere qui oggi e siamo una quarta, classe 4B. Bravi, bravissimi. C'è più donne però, siete solo più uomini? Accidenti, li abbiamo messi in minoranza. E allora, proprio perché vieni uomo che dorme, vieni. Insieme, uomo che dorme con sé, uomo che dorme no, dai, troviamo, siete tra l'altro dei bellissimi ragazzi, consegno a te i gadget da distribuire ai tuoi amici che ti hanno aiutato a realizzare questo bellissimo video, grazie, in bocca al lupo. Allora, mentre procediamo per la prossima estrazione, ho saputo che c'è un compleanno, Isa Raffellini. 95 mi ricordo bene, vero? No, ve lo potrei quasi dire quanti anni ho, ma mi deprimo e mi deprimo io. Sono contenta che l'assessore mi abbia dato la parola perché mi piace parlare con i ragazzi, ho perso un po' lo smalto per parlare con loro. Siete stati tutti bravissimi, anche qui ora. Mi aspettavo che chiacchieraste, che vedeste le gomitate, che guardassi tutto il cellulare. Va beccato. Comunque grazie, siete stati bravissimi. Lo sapete che l'importante poi è partecipare, eh? Vincere è bello, ma intanto voi ci siete, rimanete nella storia della città. Ciao a tutti. Grazie Lisa. Prima di continuare, ci sono degli assenti che comunque hanno voluto far sentire la loro vicinanza, vero Samantha? Esatto, ci manda i suoi saluti l'assessore regionale allo sport Ilaria Cavo, che non è potuta essere presente per un altro impegno, e visioneremo due video messaggi di eurodeputati Tiziana Berlin e Alessia Mosca che tengono comunque a salutare tutti i ragazzi di questa manifestazione. Grazie. Molto importante perché sono le città più grandi, quelle che normalmente hanno più attenzione, ma non per questo devono essere lasciate indietro, perché lo sport è di tutti, è di tutti i cittadini ed è una componente fondamentale nella crescita, nella formazione e appunto nel portare i giovani verso una possibilità di approcciare la vita con degli insegnamenti basilari per, proprio per la loro educazione e per i valori che può inserire. Sicuramente lo sport è una di quelle attività dove noi vediamo la competitività fine a se stessa e non per lasciare qualcuno più in difficoltà. Io che sono una sostenitrice del fatto che si dovrebbe passare da un mondo competitivo a un mondo di convergenza, dico sempre che la competitività la dobbiamo lasciare allo sport, dove in realtà ci si misura con gli altri semplicemente per misurare le proprie possibilità e per migliorare se stessi. Quindi assolutamente momento di crescita di tutti quanti allo stesso modo e un momento anche di integrazione, perché mai come nello sport si vede che possono coesistere persone diverse per cultura, per anche per valori a volte, ma che poi arrivano tutti nella stessa direzione, quindi per ottenere un risultato che è sicuramente un risultato di competizione con altri, ma anche e soprattutto un risultato di competizione con se stessi, con i propri limiti, con le proprie possibilità di crescita interiore. Lo sport dovrebbe avere regole uguali per tutti e per fortuna, soprattutto negli sport minori, funziona proprio così. Minori perché considerati tali, non perché di minore importanza.
assolutamente lo sport mette tutti quanti nella condizione di partire da un punto e arrivare a un punto di arrivo differente a seconda del proprio impegno, della propria capacità. Non è così purtroppo molto spesso il processo di integrazione europea, vediamo che a volte le regole non sono proprio quelle. Sicuramente un appuntamento molto importante, molto importante. Buongiorno a tutti, mi dispiace molto non poter essere con voi per discutere di questa splendida idea a cui avete deciso di dedicare la giornata di oggi, cioè il legame tra Europa e sport. A tenerli insieme c'è prima di tutto il piano valoriale. Lo sport infatti può aiutare a superare le barriere sociali, valorizza la capacità delle persone con disabilità e offre alle giovani donne l'opportunità di sviluppare capacità di leadership. Inoltre, come saprete, esiste un programma concreto nel quale l'Unione Europea ha incluso la dimensione dello sport ed è Erasmus+. Questo programma può cofinanziare iniziative con l'obiettivo di sviluppare, condividere e mettere in pratica idee e attività innovative in tutta l'Unione Europea, a livello nazionale, regionale e locale. L'idea è che questo aiuti a sviluppare la dimensione europea dello sport, migliorando la cooperazione fra organizzazioni sportive, amministrazioni pubbliche e tutti gli altri soggetti interessati. Erasmus è per eccellenza il programma più riuscito nella storia europea sul piano della creazione del senso di cittadinanza condivisa. E sono convinta che lo sport e i suoi valori positivi possano aiutarci a portare questa appartenenza a un livello ancora più profondo, anche grazie a importanti iniziative come la vostra di oggi. Quindi vi auguro davvero buon lavoro e in bocca al lupo per tutto. Ringraziamo ovviamente.